finalmente il nostro canale YouTube è aperto, aperto, speriamo per un po' di tempo duri, che se no ci denunciano subito al primo video, speriamo di no, è un nostro grande traguardo. Timore e traguardo, esatto. Mettiamola, i TNT, come TNT. Big Dead, per le Deaders all'ascolto, per le 90s, allora. Quindi che facciamo? Tagra lì, facciamo il canale YouTube con i tutorial. Allora, cominciamo, che facciamo oggi? Valeriona? Ma io... Valeriona sa di grasso, ma poi no, Valeriona perché sai, bam 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 così. Allora, oggi facciamo un centrotavola. Un centrotavola che può essere utilizzato sia per le feste di compleanno ed essere inserito ovviamente nella sweet table, sia per gli eventi, quindi battesimo, comunione, cresima, matrimonio, fate un po' come fare. Ovviamente è un centrotavola che se andate ad acquistare costa un sacco di soldi, ammesso che lo troviate, se ve lo fate voi costa una roba irrisoria, sì. E ve lo facciamo vedere. Ve lo dimostreremo. Abbiamo i fatti! Abbiamo allora, i prezzi! Allora, questa è una scatola, la nostra Clari dalla regia mi dice che non si vede, quindi così probabilmente si vede. È una scatola anche bruttina se vogliamo, ma noi il coperchio... Voilà! Ci interessa questa parte qua. Il prezzo è di 1,30€, voi non lo vedete, ma fidatevi, è 1,30€. Allora, okay? Diciamo che abbiamo i prezzi che ci serve, vabbè. Ah, poi c'è della spugna per fiori e costa, si vede Clarissa? 1,80€, un po' cara, secondo me potete trovarla così, anche a può meno. Trovare di meglio. Poi vi serviranno dei biscotti, adesso facciamo la pubblicità. Pubblicità. Non te la faccio, ma sono conosciutissimi. E costano 1,99€, ovviamente se li trovate a meno, a discount, dove vi pare, è importante che abbiano questa quella forma. Poi vi servirà del nastro, in questo caso è bianco, ma potete mettercelo di raso, rosa, eccetera, di razza o doraso, e costa 1,50€. Poi vi servirà la pistola di Donna Caldo, allora chi la famosissima, l'illustre pistola, la signora pistola. La pistola di Donna Caldo, che si compra dove? Io ho comprato in un negozio cinese, però ferramenta cinese, sì. Ovunque. E l'abbiamo pagata 4,50€, quindi... €13, onesto, se vi rimarchiate il bungalow vi fa pure un po' di sconto, vi do la tip del mese, ok? Perfetto! Allora iniziamo dalla scatola, se volete buttarla dopo l'evento potete usarla così com'è e iniziare l'applicazione dei biscotti, altrimenti se la volete riutilizzare, cosa consigliata, c'è una tecnica molto semplice e molto veloce per poterla riutilizzare ed è questa: staccare un pochino di nastro biadesivo come questo e attaccarlo lateralmente intanto così, ok? Poi io l'ho già attaccato di qua, che i tempi tecnici ci impongono di... Potete usare del foamy, della gomma eva, della carta semplice o del cartoncino, lo appoggiate sopra, così ovviamente scegliete sempre un cartoncino bianco, e ritagliate. Come vedete è una roba abbastanza semplice. Poi qua... Allora, adesso l'abbiamo rivestita tutta, vedete, non occorre ovviamente che sia tagliata alla perfezione, eh? Giusto, guardate, giusto qua, se ci sono dei bordini che fuoriescono, ma ci serve semplicemente per proteggere la scatola e per poterla riutilizzare altre volte. Allora, iniziamo adesso ad applicare i biscotti, vai bene, un po' di colla a caldo, un po', ecco, iniziamo da qui. Purtroppo i biscotti non potete più riutilizzarli una volta incollati. Ahimè. Ahimè. Ovviamente non c'è la possibilità in questa scatola, a meno che non abbiate una botta di fortuna incredibile, di arrivare precisi. Quindi noi che facciamo? Li mettiamo distanziati e poi faremo semplicemente due file sovrapposte. Wow. Quindi continuiamo. Qui la colla, Benny, mi raccomando. Guarda che tecnica! Sì, è un capolavoro del bricolage proprio. Ok, vai qua. Non ci arriva. Ok, direi che adesso io e Benny continuiamo a rivestire questa scatola e poi vi facciamo vedere come viene. Tra un po', Benedetta sei a dieta.
Prima di continuare, vedete, abbiamo messo le prime file di biscotti. Ovviamente c'è un bordo qua, sporgono di un pochino, ma va benissimo perché poi sarà riempito con i fiori, quindi è molto più carino. Ok? Mi raccomando, delicatezza, perché se li pigiate con la forza di Hulk, ovviamente si smaciullano e la buttate. Allora, la situation è questa, come vedete. Dopo tantissimi biscotti non mangiati. Tutta la fatica di Benedetta per non mangiare questi biscotti. E tante ricariche di colla dopo. Ok, adesso iniziamo a fare la seconda fila, che sarà ovviamente solo dove sarà necessario ovviamente riempire questo buco. Non vi preoccupate se vedete una discrepanza, va benissimo. Benedetta, ti stacco le mani. No, sono buoni. Basta. Sono buoni. Ma stai a dieta. Non ho capito uno. Sotto. Un attimo. Ma si parte dal basso, qua. Ma chi lo dice che si parte ma dal basso? Ma io lo dico. Vabbè. Allora, vai. Adesso vi facciamo vedere come si mette l'ultimo biscotto. Per farvi capire tutti i passaggi. Adesso lo ustionerò. Ok. Finito! Voilà! Voilà! Abbiamo tagliato la spugna a misura di scatolina e adesso Benedetta farà un casino divertente per me. Perché deve immergerla, ovviamente va bagnata. Ma vai, tutta, sì, tutti puccia, i lati. Pucciala come i biscottini nel latte. Allora, adesso tagliamo un po' di eccedenza perché non ci serve. Di eccedenza. Via. E la inseriamo sperando di non fare una tragedia in questa scatolina. Perché adesso non lo chiedi a me di farlo? Perché è una parte delicata e tu faresti un casino. Ok. Senza... Ok, ripieghiamo un pochino. Posso ripiegare? Sì, puoi ripiegare, basta non spacchi i biscotti. La spugna è inserita, vedete, l'abbiamo tagliata leggermente più piccola e dovrebbe bastare anche l'acqua, anche se io ce ne butterei ancora un po'. Vabbè. Ok. No, che sei matta! Ma questo è fantascienza, tu vuoi buttare l'acqua con la tinozza qua dentro? Iniziamo ad inserire le rose prima di tutto. Dobbiamo cercare di capire anche la dimensione giusta. Questo secondo me. Poi se la tagliate così, c'è un po', non so se si vede, però un po' di sguincio, non precisa. Sguincio che termine è? Sguincio è un termine, sa spezzino. Vi viene meglio. Si dice obliquo. Vabbè, in obliquo. Adesso il vostro centro tavola avrà più o meno questo aspetto, potete scegliere di lasciarlo così o di abbellirlo con dei fiocchetti. Allora, abbiamo fissato adesso il fiocco con un pelino di colla a caldo, proprio poco poco, qui sui biscotti e adesso lo andiamo a chiudere anche dietro, dando sempre un punto sui biscotti in modo tale che anche le altezze siano proporzionate. Adesso vi faccio vedere, girando anche un puntino qua, ok? Guardate, ok, vedete qua, e qua potete fissare, se lo trovo perché al contrario è un po' complesso, qui con un puntino di colla a caldo. Adesso vi farò vedere bene, dopo avermi arrecato uno stile di sesto grado. Settimo. Ecco qua, voilà, pronto! Vedete, ci chiamano da casa. Direi che è finito, Benny. Finito. Che dici tu? Bellissimo. E voilà ragazze, è finito il vostro centro tavola. Non so se si vede, io ho il terrore di sfondarlo perché poi sento che si muove. Si muove vivo. Però questo è il nostro centro tavola. Con annessa proposta look, se non sapete cosa mettere al giorno dell'evento, vi abbinate il nastro. Ragazzi, insomma, non sappiamo se vi è piaciuto, speriamo di sì, speriamo che vi sia strautile, speriamo che vi faccia risparmiare un po' di soldi. Non ce ne vogliono i florist, no. Non vogliamo levare il lavoro a nessuno. No. Perché dagli amici florist. Amici florist, vi vogliamo bene. E se vi è piaciuto, seguite il nostro canale, condividete il video e continuate a seguire Party Mamma. Mettete like, ciao!
3, 4.